L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande. Vabbò, per voler essere un po' riformisti, almeno più parrucche nelle parrocchie. Se proprio no, più parrucche e meno parrocchie. Un po' più di parrucche nelle parrocchie che si divertono un po' di più, vero Simba? Gliele dai tu? Gliele dai tu? Lui? Sì. Tu sei un produttore di parrucche. Bene, dall'altra parte di questo magnifico telo che cosa abbiamo? Abbiamo le coccarde. Sì, scusa, ma mi fanno lavorare anche sul palco. Però Mike Bongiorno non lo trattavano così. Dove sono? L'hanno ammazzato, fu un omicidio di stato. No, non ci sono, l'avevo dato qualcuno di voi. Cercano un pezzo e qui... Devo senza. Etta, no, niente barzelletta, bene. Allora, sai che dopo stasera l'imbarchino lo chiameranno l'imbarchecca? Lo sai? Sì, l'imbarchecca, guarda che roba. Passo ormonale proprio... Testosterone. A go-go proprio, testo proprio... Quanto è vero? Ciao Serena, grazie. Non dico chi sei perché sennò ti faccio troppa pubblicità. Sì, fanno il prelievo. Come per la cocaina, hanno scoperto che a Torino ogni giorno 12.000 persone tirano di coca. Tu sei una di queste, si vede, ciao. Allora, no. Tengo il filo. Allora, questa sera sono lieto di presentare la finale di un concorso che tutti gli anni presentiamo e anche siamo qui questa sera appunto per eleggere Miss Drag Italia 2009. Facciamo quindi entrare le nostre finaliste. Andiamo Saturnia Galattica, entri Saturnia Galattica, la prima splendida finalista di questa meravigliosa Saturnia. Ecco la Saturnia, bellissimo, applauso. Allora Saturnia, se ci dici qualche cosa di te, se ci racconti come sei arrivata qui, se ti descrivi anche per il nostro pubblico. Allora, io sono molto emozionata questa sera, siamo le ultime due finaliste. Insomma, io vorrei ringraziare il pubblico, genitori, ovviamente io dedico la mia vittoria alla mia famiglia. Ah sì, sono una ragazza molto intelligente, ho studiato. E le tue letture preferite? Allora, le mie misure sono 90, 60, 90. Moltiplicate per due, però sono sempre 90, 60, 90. Grazie. Grazie Saturni, attendiamo l'altra finalista, Casta D'Avorio. Vieni qua, di anche tu qualche tronca te, ma dove vai? Non ne approfittare subito, dopo, ma le cose di dopo se verrai eletta, ma soltanto, Allora, Casta, stai bravo. Allora, mi metto in mezzo perché sennò questi due si dimenticano. Ah, ti piace Porcello? Eh beh sì, come negarlo? Allora, anche tu, presentati qualcosa per te. Ciao, sono Casta, le mie misure sono 90, 60, 90, diviso 4. Ho 17 anni Ma i 17 anni, non i 17 centimetri, sono 27. Vabbè. Mi piace molto viaggiare, soprattutto con il mio amico Albert Hoffman, con Silo Cippina, che è una mia carissima amica, e basta. E Casta! Certo, sempre Casta. Dammi il microfono. Allora, facciamo ancora qualche piccola domanda per conoscerle meglio. Allora, Saturni, innanzitutto, parlami del rapporto che hai con tua mamma. Ah sì, la mia mamma è praticamente, è la mia migliore amica, mia sorella minore. Tua sorella minore, non sorella maggiore? Minore, vabbè, che strano, curioso. E tu Casta, che cosa mi dici di tua mamma? Ah guarda, per me è mia mamma. Non è
è come una seconda madre. Stai brava, lì. Dopo. Prima le premiazioni, poi mi litigate. Allora, ancora una domanda alla nostra Saturnia. Stai di là, che poi mi picchiate, insomma. Mi sfrutti, aiutami a gestirle. Io tengo questo. Ecco, brava. Tienila lì ferma. E intanto le chiediamo che cosa non manca. Saturnia, dovresti... Ecco, ho perso un pezzo. Vabbè, la che carta. Meno male che l'ho perso altro, per perdere di tutto. Contate due. Vai lì. Allora, Saturnia, che cos'è che non manca mai nel tuo borsetto? Allora, sì, anche questa la so. Allora, come regia? Allora, nella mia borsetta non può mancare mai la pinzetta per le sopracciglia, ovviamente, perché è una cosa che non può mancare. Il rossetto e ovviamente la pace nel mondo. E invece nella tua borsetta, Casta, che cos'è che non manca proprio mai? La limetta e la bicicletta. La bicicletta? Sì. Ah, senti, se non c'è sta... nella borsetta vuole la pace del mondo, io non posso avere una bicicletta. È assolutamente inoppugnabile con l'argomentazione. Allora, questa sera allora leggiamo quindi Miss Drag Italia 2009, non ti abbiamo ancora eletta, stai brava lì. Prima però vorrei chiamare Drag Miss Drag Italia 2008, che passerà il titolo alla nuova di quest'anno. Chiamiamo quindi in scena Crudelia. Perdonami se canto di quell'aria che sei tu il candido. Allora, chiediamo una cosa a Crudelia, visto che tu hai già fatto questa esperienza bellissima, sei stata eletta Miss Drag Italia 2000, mettere in crisi. Allora, dicevo, dai qualche consiglio alle due finaliste di quest'anno dall'alto della tua esperienza maturata da Miss Pop. Usa il preservativo, te lo suggerisce lei? Sempre, sesso anale, per Lazio, e poi confina nord con la Lombardia, è importante per l'agricoltura e per gli attuali, la sapevo. Fantastico questo intervento, capite che è capite come mai le nostre ragazze sono state così scelte, furor di popolo. Allora, in questo momento chiudiamo il televoto e finalmente abbiamo il nome della vincitrice. Togliti indietro. Eccole lì. Allora, non vincitrice. Guardate, non l'ho ancora detto, mettetevi dai due lati. Allora, adesso vediamo che la che carta della vincitrice. Vediamo che la chiarito, non ha vinto nessuno, ma non è la calabrese la vincitrice di quest'anno? Ha vinto la calabrese. Buonasera, sono orgogliosa di essere la vincitrice di Miss Italia 2004. Sono di Crotone. E quando parlo uso tantissime vocali e consonanti, e se mi stai troppo vicino ti sputo, perché è proprio una cosa della Calabria. Comunque viva la Calabria, che è il paese più bello d'Italia, meglio della Puglia. Bene, grazie. Quando parlo uso